fare con la pasta lievitata della nonna, il fatto che c'era differenza del criscito, come si chiama in gergo, di quando si faceva sopra la croce piuttosto che quando non si faceva. E quel segno per un attimo mi ha riportato alla mente la forza di un segno addirittura in un processo di, perdonatemi il termine, di ingravidazione della farina, quindi in un processo evolutivo. Il segno è una cosa importante, e del resto la musica, come tutti i linguaggi, si appropria del segno e lo diffonde. Quindi noi dobbiamo pensare che attraverso la musica siamo in grado di stimolare, di creare situazioni che sì, possono essere raccolte dall'orecchio e trasferite al cervello attraverso le proprie esperienze, quindi in qualche modo rifacendosi a un vissuto personale, ma anche quello attraverso altri sensi, attraverso altri canali che non abbiamo ancora identificato e in qualche modo catalogato, è possibile che riceviamo dei risultati. Vi dico questo perché le piante sicuramente non hanno le orecchie, non hanno un sistema neurologico come gli umani, eppure le piante immediatamente testimoniano il loro gradimento, inteso come sostegno al loro equilibrio. Le piante che abbiamo potuto noi assistere hanno, e non solo quelle che personalmente ho potuto assistere, ma vi parlo di una fonte autorevole quale l'Istituto di Neurobiologia delle Piante dell'Università di Firenze, diretto dal professor Mancuso, che ha laboratori in tutto il mondo, hanno l'intervento della musica di Mozart, nello specifico vorrei dire che è chiaro che dobbiamo fare un distinguo all'interno dell'organizzazione polifonica. La musica di Mozart è stata monitorata su alcune vigne in Toscana e hanno potuto vedere come i filari sottoposti a musica rispetto ai filari di pari condizioni, che non avevano invece questo supporto, hanno dato maturazioni anticipate, vigoria della pianta. Non è detto che poi la maturazione anticipata sia di gradimento dei produttori di vino, perché voglio dire, sappiamo che loro devono raccogliere uno specifico periodo perché certe caratteristiche poi del vino devono andare di pari passo con la struttura che la bacca va a formare. Quindi però tutti questi segnali, anche quelli iniziali che ci arrivavano dalle università, delle vacche del Wisconsin che producevano più latte con la musica di Mozart e non con le Zeppelin, è chiaro che io lì è stato per esempio il mio input iniziale, perché finalmente ho pensato che le vacche non potevano, come facciamo noi umani, relazionare la musica a un'esperienza. Noi magari una canzone che ci piace perché magari ci ricorda mamma, oppure ci ricorda il nostro primo incontro. Non posso pensare che queste vacche si ricordassero del primo incontro con la musica di Mozart, oppure che fossero classiste, no? Per cui la musica classica sì e la musica elettrica no. Voglio dirvi che questa cosa che sembra strampalata, sappiate che Cirio qui vicino utilizza la musica, non penso che vogliano spendere soldi di elettricità, perché hanno verificato che senza la musica hanno una diminuzione di produzione dell'acqua. Loro non sanno perché accade, però intanto lo fanno perché hanno visto i risultati. Sulle mucche io ho avuto riferimenti abbastanza eloquenti in tutte le parti d'Italia, quindi la faccenda è risaputa anche delle uova delle galline. Quindi non mi meraviglia che in maniera così empirica, vuol dire, si mettano a frutto questo tipo di tecniche. La cosa interessante invece è che finalmente, dico, un musicista si preoccupa di indagare questo argomento, perché fino ad oggi hanno fatto gli scienziati traendo conclusioni abbastanza drastiche del tipo che Mozart, cioè la musica classica, anzi non Mozart, la musica classica fa produrre più latte e la musica moderna no, ma giustamente uno scienziato non è un musicista.
Io nei miei esperimenti, infatti con le piantine grasse, invece scoprì, perché questa cosa per me fu importante, cioè quando lessi questo argomento per me è stata una liberazione, non avevo le vacche a disposizione, potete immaginare, ho dovuto utilizzare le piante perché sapevo che anche le piante rispondevano a questi stimoli, quindi per le piantine grasse mi hanno dato la possibilità di verificare una cosa importantissima, che non era il genere, non erano i boccoli delle parrucche del Settecento, non era la forma musicale, o meglio, non era lo stile, ma è l'organizzazione polifonica. Cos'è l'organizzazione polifonica? È il modo in cui più linee, più voci si organizzano tra loro. È come se mettendo insieme più elementi, l'equilibrio che si riesce a generare all'interno dell'aria, che è il mezzo di trasmissione del suono, perché senza l'aria noi non ascolteremmo nulla, cioè quindi è quello che si muove, il mezzo nel quale noi possiamo liberare un suono è l'aria. Il modo in cui le frequenze si liberano nell'aria crea un'organizzazione. Questa organizzazione di frequenze può essere benefico. La domanda che viene sorge spontanea dice: ma può essere anche malefico? Cioè può produrre danni? No. Questo l'ho potuto verificare, al massimo le piante sono indifferenti, cioè diciamo che esiste un sistema immunitario in tutti gli organismi viventi, per cui noi in teoria riusciamo a prendere il meglio di quello che ci si in qualche modo si pone all'esterno di noi, quindi noi dipendiamo dall'ambiente e questo ci dovrebbe far riflettere molto su tante cose che ci circondano, quindi il bello in generale, l'organizzato, il pulito, l'armonico soprattutto, perché è la parola sulla quale io mi batto, l'armonico è la condizione nella quale noi possiamo esprimere il meglio di noi stessi e tutti quelli che stanno intorno daranno il meglio di sé, quindi in una famiglia quando regna l'armonia e dalla famiglia possiamo passare al condominio possiamo passare a una strada, a una comunità più ampia, fino ad arrivare a una nazione, quando regna l'armonia è tutto più facile, viene tutto meglio, anche il problema del singolo è supportato magari da una condizione diversa di tutto il resto che lo circonda. La parola armonia, la parola greca, significa la migliore delle condizioni che un elemento può trovare in un insieme, il che non significa che è sempre la stessa cosa, cioè voglio dire, se cambia l'insieme probabilmente cambia la posizione del singolo elemento, quindi noi dobbiamo distinguere anche gli insiemi, non dobbiamo fare di un'erba un fascio. Quindi dobbiamo stabilire che la nostra posizione deve anche trovare necessariamente una coniugazione per l'ambiente nel quale andiamo in qualche modo a visitare, a vivere. Noi con la musica, questa è un'esperienza abbastanza tangibile, perché i mondi musicali che si possono affrontare sono tanti. E la capacità di relazionarsi ai linguaggi è uno straordinario esercizio di armonia. Prima abbiamo ascoltato, a parte la poesia, abbiamo ascoltato una ragazza con una voce sicuramente di grande talento. Il talento è una cosa innata, quindi una propensione al canto, lei sicuramente ce l'ha tantissimo. Certo, mentre chi ha letto la poesia, per esempio, sa esattamente cosa ha detto, perché ha imparato il linguaggio delle parole, quindi sa anche fare l'analisi grammaticale di quello che ha declamato e conosce il significato di parola per parola. Se dovessi chiedere a lei se sa esattamente tutte le note che ha cantato, lei non le sa, non le conosce. E questo è un po' il limite in generale di chi coltiva la musica a livello popolare, cioè hanno un talento, hanno uno straordinario talento, però non sanno quello che fanno. È un po' come leggere e non sapere che cosa stai dicendo. Ne conosci solo il significato emotivo, che è molto forte perché lei è capace di comunicare, però poi di fatto all'interno tutto il testo reale di quello che è la musica non lo si conosce. Questo, ahimè, è un po' il limite che viviamo in questo momento della nostra cultura, dove abbiamo bravissimi talenti, ma abbiamo una comunicazione abbastanza, deleteria, dove l'obiettivo
l'obiettivo è quello di raggiungere un palcoscenico importante dal quale poi potresti proiettare e fare spettacoli e assumere una posizione di rilievo all'interno del panorama sociale, e poi però non sapete che cosa si fa. Questo è molto pericoloso, e io ve lo posso dire, ve lo posso sottolineare, perché anche le persone che ottengono il risultato desiderato non dormono tranquilli la notte, perché non sanno neanche loro su che cosa è basato su un talento, ma hanno dentro di sé la coscienza del fatto che di per sé è inconsistente, perché non sanno come replicarlo a piacimento sempre, non sanno come coniugarlo ad altre forme, non c'è la consapevolezza del linguaggio che stanno esprimendo. Quindi anche quando poi arrivi successo succede questo, quando non arrivi successo peggio ancora, perché arriva la frustrazione che non è supportata dalla forza della conoscenza che hanno della materia. Un insegnante di musica, puoi dire, poi prima c'era Filippo, uno straordinario cornista che ho il piacere di conoscere, ecco la sala giù, Filippo. Allora, Filippo è un cornista, vuoi dire, suonava a San Carlo, non so se sei ancora a San Carlo, non più a San Carlo, no, vabbè, vuoi dire insomma, ha suonato con tantissime orchestre importanti, ma la sua consapevolezza di conoscere benissimo il suo strumento e di conoscere la letteratura del suo strumento è a piacimento, voglio dire, può relazionarsi con qualunque tipo di letteratura musicale. Questo viene da, ovviamente, acquisizione di competenza, studio, cosa che non è che i giovani non fanno, ai giovani non viene detto che bisogna farlo. Quindi non viene promozionato un percorso che possa valorizzare il loro talento e soprattutto fornire loro la sicurezza con la quale affrontare questa vita che non è sempre facile. Allora ecco che la musica si presenta con tante facce davanti a noi, quella del successo, quella del palcoscenico importante e quella del talento che prova a scalare la vetta, quella dei nostri figli, perché voglio dire, siamo tutti adulti, quindi io guardo con grande tenerezza i ragazzi che si misurano con questa materia, ma l'unica cosa che mi viene da dire a loro è: stringete il rapporto con questa materia, stringetelo forte. Come? Attraverso la conoscenza di questo linguaggio. Fatelo vostro, così qualunque cosa accadrà nella vita, voi sarete forti di quello che avete acquisito. Capisco che ci sta all'inizio una gran voglia di esprimersi, per cui viene prima l'espressione magari del momento di approfondimento della conoscenza, ma le pause sono tante tra un'esibizione e un'altra, e durante queste pause secondo me è possibile fare proprio quel viaggio nella direzione che io mi auspico che avvenga. Abbiamo una situazione disastrata nella per ciò che riguarda l'istruzione musicale, non voglio tediarvi sulla situazione dei conservatori in Italia, ma siamo messi proprio male, eravamo i primi nel mondo, forse adesso siamo il fanalino di coda. Quindi mi dispiace moltissimo questa cosa, spero che possa nascere un movimento, no? che possa riportarci laddove meritiamo di essere, perché comunque